Buongiorno a tutti, eccoci qui a un nuovo appuntamento un po' diverso dal solito delle nostre interviste. Questa volta infatti ediltecnico.it e diritto.it si sono unite per parlare con Matilde Fiammelli, commercialista, esperta ed autrice della casa editrice Maggioli e collaboratrice del Sole 24 Ore, di un argomento trasversale che interessa il mondo fiscale, il mondo del diritto e ovviamente il mondo tecnico. Stiamo parlando ovviamente del Superbonus 110 e della novità dirompente che si è verificata con l'uscita del decreto legge cosiddetto antifrode, che sappiamo in questi giorni verrà poi inserito all'interno della legge di bilancio come emendamento, ma che è tuttora comunque in vigore e soprattutto ha rivoluzionato in maniera pesante le modalità di applicazione del Superbonus 110. Quindi io intanto ringrazio Matilde di essere qui con noi oggi per questo approfondimento. E a questo punto ti chiedo subito una tua impressione, che cosa ne pensi di questa normativa? Da un lato certamente ha posto sul tavolo un problema, quello dei preventivi gonfiati, dall'altro però per gli addetti ai lavori ha creato non poche difficoltà applicative. Ecco, secondo te poteva essere fatto meglio? Va bene così? Qual è un po' la tua impressione su questo tema? Grazie intanto per avermi ospitato in questo vostro momento di riflessione. E giusto per proseguire un po' la riflessione su questo argomento, direi è senz'altro corretto il cercare di arginare quello che è stato un grosso problema e purtroppo rilevato molto tardi rispetto all'entrata in vigore del DL34, che è l'originaria norma che ha istituito il superbonus, ma in particolare la cessione del credito e lo sconto in fattura con l'articolo 121 del DL34. Giusto perché? Perché comunque di fatto possiamo suddividere gli interventi sugli immobili, chiamiamoli in questo modo generico, in due grosse categorie. Quella parte che concorre al Superbonus 110 e che già aveva delle maglie molto stringenti fin dall'origine, vedi il visto di conformità, vedi le varie asseverazioni che devono essere prestate dai tecnici, sia nel caso di sconto in fattura che nel caso di cessione del credito, della detrazione. L'altra seconda categoria è quella di tutti quegli altri bonus che possono essere ceduti oppure scontati, o anche detratte, diciamo così, in dichiarazione, ma che non fanno parte del 110. Quindi quella lista elencata dall'articolo 121 che permette non solo agli interventi da 110, ma anche ad altri interventi di essere ceduti o scontati. Ed è proprio in fase di cessione o sconto di questa particolare categoria che si è creato il problema, perché se il 110, dicevo, ha delle maglie strette con il visto di conformità, che quindi prevede da parte di noi professionisti un controllo stretto e maggiore, gli altri bonus possono essere ceduti, e mi riferisco alle ristrutturazioni, al risparmio energetico, chiamiamolo semplice, quindi un 65%, possono essere ceduti o scontati in assenza di visto di conformità. Basta semplicemente, per modo di dire semplicemente, ma comunque compilare la modulistica relativa all'opzione di cessione o di sconto di queste detrazioni. Ed è da lì che è nato il problema. Lì sono nati i 950, 850, adesso oramai si moltiplicano a vista d'occhio, milioni di euro diciamo, di false detrazioni. Ed è per quello che in parte ritengo sia decisamente giusto porre un argine, porre un limite a questa condotta che è sicuramente errata. Dall'altro punto di vista, oserei dire che non è propriamente corretto in corso d'anno, soprattutto alla fine dell'anno, perché sappiamo bene, come abbiamo detto più volte, se una norma interviene cambiando completamente le carte in tavola, come il decreto antifrodi ha fatto, obbligando a porre il visto di conformità per tutti gli interventi, quindi non solo 110 ma anche altri, e lo fa in corso d'anno, soprattutto alla fine dell'anno, mi capite bene che c'è un problema di
interpretazione in quel periodo di transizione fra l'entrata in vigore e la fine dell'anno, dove di fatto si andava magari in scioltezza non apponendo il visto di conformità. Con tutto che poi sul versante, chiamiamolo tecnico e fiscale, ci sono tutta una serie di dubbi che purtroppo si creano e che dovremmo aspettare un pochettino prima che vengano chiariti. Mi riferisco ad esempio, e fortunatamente diciamo lì l'Agenzia delle Entrate ha sistemato un po' la situazione. Parliamo del decreto che è entrato in vigore, quindi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 di novembre. Già solo il 12, 13, 14 di novembre ci siamo trovati in presenza di persone che correttamente hanno fatto interventi, che so, di ristrutturazione per il 50%, hanno pagato, hanno adempiuto, ma siccome la norma permette di cedere o scontare, quindi comunicare entro il 16 di marzo dell'anno prossimo, entro il 16 di marzo del 2022, di fatto queste persone con in essere il decreto antifrodi si sono trovate nel dubbio di dire comunico adesso, metto il visto di conformità, che faccio? Grazie a questo, però, diciamo, grazie a questo dubbio, subito l'Agenzia delle Entrate ha posto un limite, che è quello di dire tutti coloro che hanno adempiuto al loro obbligo, ricevuto le fatture, fatto la loro scelta di cessione o di sconto, quello non è rilevante. E hanno anche pagato, allora di fatto possono evitare di mettere il visto di conformità su quella modulistica, su quell'opzione che permette loro di cedere o di scontare. Questo diciamo che è stato il primo dubbio che in corsa è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ma ce ne sono tanti altri che si moltiplicano di giorno in giorno, soprattutto per persone come me che tutti i giorni si misurano con le varie opzioni. Mi riferisco al famoso bonus facciate, dove parrebbe che sulla base della legge di bilancio che sta per arrivare, quindi per il 2022, passerà la detrazione dal 90 al 60/75%, perché diciamo che voci di corridoio ancora non hanno ben definito quale sarà la misura della detrazione, ma comunque è chiaro che questa verrà ridotta dal 90 ad una percentuale più bassa. Già ci sono delle interrogazioni parlamentari che, rendiamoci conto, sono solo interrogazioni parlamentari, quindi non hanno un valore normativo, mi dicono: ok, va benissimo, tutto quello che paghi nel 2021 va al 90%, quindi te lo puoi detrarre al 90%, purché tu rispetti tutti gli obblighi. E allora qua mi domando: bene, quali sono gli obblighi? A questo punto un visto di conformità, perfetto, non è un problema. Incastriamo a questo punto l'aggiunta del decreto antifrodi. L'aggiunta del decreto antifrodi è la famosa attestazione di congruità dei prezzi. Quella congruità dei prezzi che deve essere dichiarata, giurata e spergiurata da un tecnico che è valevole già dall'origine del superbonus per tutti gli interventi da 110, ma che è divenuta alla stessa stregua del visto di conformità obbligatoria per tutti gli altri lavori, quindi per tutti gli altri bonus edilizi. Ad oggi la difficoltà in corso d'anno, ma direi in corso di fine anno, è quella di trovare un tecnico che si dichiari disponibile ad apporre diciamo, emanare un'attestazione di congruità dei prezzi per interventi che non sono da superbonus. Quindi già c'è il dubbio di dire la mia responsabilità dal punto di vista tecnico qual è? Quella di aver seguito i lavori, di non averli seguiti, si rivolge a me una persona alla quale io non ho seguito i lavori, ma di fatto devo attestare la congruità di quei prezzi che non ho potuto verificare con mano. Qua occorrono, diciamo, delle linee guida un po' più chiare, un po' più definite. Quindi, per tornare a bomba alla tua domanda, giusto il decreto antifrodi per arginare i comportamenti non corretti, ma forse era più giusto elaborarlo in una maniera un po' più approfondita, perché di fatto quando ho visto le pagine sono circa 12, ho tirato un sospiro di sollievo, perché ho detto: vai, non devo leggere troppo, ma in realtà magari mancava di più approfondimenti e di più chiarimenti su tutti quei bonus che prima erano, chiamiamoli free, liberi, ma che adesso hanno subito un grosso giro di vite a causa di questi comportamenti un po' fraudolenti, diciamo.
Agganciandomi al discorso relativo al fatto che comunque mancano delle linee guida e soprattutto avvicinandosi verso la fine dell'anno, diciamo che servono delle, bisogna un po' sapere come organizzarsi e come gestire le detrazioni e i pagamenti. Quindi a livello pratico per i nostri ascoltatori, come vanno gestite le detrazioni e i pagamenti, visto che andiamo verso la fine dell'anno? Allora, vanno gestiti sicuramente, diciamo così, con l'ausilio di qualcuno che sia esperto nel guidare il contribuente in questa fase, un po' come fossimo, no, il Virgilio di Dante, quindi guidare in questa fase di transizione dal 2021 al 2022. Ripeto, il grosso problema non sta tanto negli interventi da super bonus, perché quelli o cambieranno, cioè come cambieranno effettivamente con la legge di bilancio, ma lì ci si adegua perché oramai è una prassi quasi consolidata, abbiamo tanti strumenti per poter gestire queste cose, ma soprattutto questi aspetti. Il vero problema, come dicevo prima, sono quei bonus che non avevano visto, non prevedevano prima né il visto di conformità nell'attestazione della congruità dei prezzi e soprattutto occorre anche, diciamo, arginare quello che è la volontà spesso del contribuente di voler dire sta finendo l'anno, devo beneficiare delle maggiori detrazioni possibili, perché questo potrebbe ritorcersi contro il contribuente che spera di diciamo, prenotare il diritto ad una maggiore detrazione, quando invece poi magari potrebbe risultare che non ne ha proprio diritto. È vero che è necessario pagare. Quindi saldare le fatture avendo preventivamente deciso se detrarle in dichiarazione, che questo è il minore dei mali, cedere oppure scontare. In funzione di queste due ultime operazioni alternative alla detrazione, quindi la cessione e lo sconto, è assolutamente necessario aver concordato con la controparte alla quale o si cede la detrazione o nei confronti del fornitore con il quale si è concordato lo sconto in fattura, è assolutamente necessario firmare un accordo. Firmare un accordo che abbia una data certa, che sia antecedente al termine del 2021, perché ad oggi, e ve lo dico purtroppo solo con gli strumenti normativi che abbiamo oggi, questi due elementi, quindi la fattura, il suo eventuale pagamento e l'accordo con la controparte di cessione o di sconto, possono in qualche modo, diciamo così, preservare una detrazione più elevata, nel caso ad esempio del bonus facciate, o comunque preservare, diciamo così, il buon imbocco della strada per poter arrivare poi a cedere e scontare, ovviamente con il visto di conformità, perché di fatto per alcuni interventi è necessario quello. Oserei dire anche ricordare più che altro un'altra cosa. Siamo a cavallo d'anno, di fatto, perché l'inverno, la brutta stagione non favoriscono sicuramente gli interventi sugli immobili e quindi si potrebbe anche assistere ad una sorta di battuta di arresto degli interventi proprio materiali sugli immobili, nevica, piove e chi più ne ha più ne metta. Questo interrompe il cantiere e potrebbe quindi portare naturalmente la ripresa del cantiere con il nuovo anno. Diciamo che nel nuovo anno noi avremo due step da rispettare. Il primo step è quello attualmente del 16 di marzo 2022, che è la data ultima per cedere o comunicare lo sconto in fattura relativamente a tutte le spese sostenute nel 2021. È vero che una prassi invoglia il contribuente a dire faccio, pago tutti i documenti, mando via. Giusto, giustissimo, ma ci scontriamo in questo momento con due interrogazioni parlamentari che purtroppo danno delle linee guida, dico purtroppo per i contribuenti, delle linee guida molto importanti. Sono l'interrogazione parlamentare del 17 di novembre, la 507-51, e quella del 29 di novembre, la 507-055, che sostengono entrambe una cosa molto importante, ovvero puoi sostenere a cavallo d'anno, quindi parte 2021, parte 2022 le spese, purché di fatto tu arrivi almeno al 30% per alcuni interventi di un SAL previsto anche dalla normativa, oppure,
E questo è riferibile soprattutto al bonus facciate, che è quell'argomento che sta creando parecchio disturbo e parecchi dubbi. Nel caso del bonus facciate, tu entro il 16 di marzo 2022 devi aver terminato completamente i tuoi lavori. Questo perché, in parte è anche giusto, perché se vuoi beneficiare di un 90%, arrogati pure il diritto di farlo, pagami pure in anticipo, il fisco pagami, sarebbe bello pagami, paga pure il tuo fornitore in anticipo. Il fisco te lo permette, però voglio che tu dimostri che entro il 16 di marzo 2022, data ultima per comunicare la tua opzione, di cessione o di sconto, tu abbia terminato i lavori. Qua quindi abbiamo un limite non tanto di tipo fiscale e tecnico, ma un limite di tipo pratico che si scontra con il nostro clima, si scontra con la notevole richiesta, la notevole domanda di lavori che magari non sempre possono essere evasi, quindi finiti entro il 16 di marzo 2022. Aggiungo un'ultima cosa, giusto per chiudere. Chi si fosse rivolto in questi giorni, o comunque a partire dal 12 di novembre, data di pubblicazione del decreto antifrodi, ai vari istituti di credito, piuttosto che a Poste o quant'altro, per la cessione del credito, si ritrova bloccato proprio in funzione, ad esempio, del bonus facciate, perché un messaggio automatico blocca la pratica dicendo: sì, per me non c'è problema, io te l'accolgo, ma fino al 16 di marzo 2022 io non evado questa pratica, perché voglio vedere, in alcuni casi addirittura, le fotografie dei lavori finiti, in altri casi la prova concreta e contrattuale del termine effettivo dei lavori, compresi collaudi. E quindi qui, ripeto, ci scontriamo non solo con un limite fiscale derivante dalla normativa, ma anche con un limite, chiamiamolo fisico, materiale, di lavori che tutti vorranno finire entro il 16 di marzo, ma magari le aziende non lo garantiranno. Poi, volendo aprire un'altra parentesi, ma la apro e la chiudo subito, c'è chi, approfittando di questa, diciamo, mancanza o di questa fatica da parte di aziende oneste, potrebbe sfruttare il vantaggio a proprio favore, facendo credere che i lavori vengono terminati, mentre invece poi di fatto, in un ulteriore controllo, potrebbero non essere tali. Quindi diciamo che le difficoltà ci sono e non sono poche in questo cavallo d'anno. No, sono senz'altro molte e di molteplice natura, come ci hai chiaramente indicato tu, Matilde, sei stata chiarissima e hai reso semplice una materia piuttosto complicata. Tra l'altro, riagganciandomi proprio al discorso fisico della chiusura dei lavori entro un termine stabilito, quindi marzo 2022, si inserisce anche un'altra problematica che oggi pone l'attenzione e la preoccupazione di progettisti, ma anche delle imprese, che è l'approvvigionamento delle materie prime, proprio perché in questo periodo i costi delle materie prime si sono alzati in maniera evidente e non è così semplice riuscire a garantire l'arrivo nei cantieri del materiale, delle strutture, delle attrezzature, delle tecnologie che poi devono essere messe in opera. Quindi, insomma, la situazione è tutt'altro che semplice, certamente è indubbio che comunque tutte queste agevolazioni fiscali, dal super bonus 110 al bonus facciate e alle classiche detrazioni, ha dato e sta continuando a dare un importantissimo contributo alla ripresa del settore edilizio. E quindi non possiamo che augurarci che nelle prossime settimane l'Agenzia delle Entrate, l'esecutivo e i ministeri coinvolti forniscano delle risposte concrete e chiare a tutti gli addetti ai lavori. E, io a questo punto ringrazio Matilde per essere stata qui con noi a questo appuntamento di diritto.it e ediltecnico.it. Invito tutti coloro che ci ascoltano a visitare i nostri siti e a iscriversi alle newsletter per poter essere informati delle novità normative e tecniche e per poter essere sempre avvertiti di queste formazioni che facciamo per tutti i nostri lettori e che speriamo possano essere utili sia come materiale operativo sia come spunto di riflessione. Ringrazio tutti quanti e do appuntamento alla prossima puntata delle nostre interviste.
Grazie. Grazie.